Dopo tanta attesa il giorno è arrivato. Proprio oggi qui su Viale Gramsci l'arrivo della 12ª tappa del Giro d'Italia. La partenza è avvenuta da Martinsicuro in provincia di Teramo e poi tutto il percorso che porta sino alla Città della Fortuna, passando per i quartieri più periferici per poi passare sulla salita di Montegiove ed un percorso urbano all'interno della città che tra pochissimi minuti li porterà proprio qui. È stato il francese Julian Alaphilippe a vincere per distacco la 12ª tappa del Giro d'Italia. Per l'atleta, due volte campione del mondo su strada, è la prima vittoria di tappa alla sua prima partecipazione al Giro d'Italia. Alaphilippe ha preceduto l'ecuadoriano Jonathan Manuel Narváez Prado ed il belga Quinten Hermans. Non mi aspettavo di vincere, ho pensato a questo solamente nell'ultimo chilometro. Grazie alla mia squadra che ha fatto un lavoro eccezionale sin dall'inizio della gara per controllare il tutto. Grazie anche al mio compagno di fuga che appunto era super motivato. Mi sono divertito e tutto questo ha funzionato. Sono contento che sia andato bene, mi sto godendo questo momento. Si conferma invece la maglia rosa per Pogačar. Il giro in provincia di Pesaro Urbino ha toccato Mondolfo, San Costanzo, località Tre Ponti e poi Bellocchi, via Patuccia, Cucurano e la salita di Montegiove per poi inoltrarsi nel percorso urbano. Una tappa, quella di Fano, che ha dato lustro a tutto il territorio. Una tappa assolutamente suggestiva, ricca di emozioni, con una maglia rosa che è unica, che forse nessuno si attendeva, per cui vestire la maglia, speriamo che sia così anche oggi a Tadej Pogačar, sarà sicuramente un evento che verrà ricordato a lungo. Le difficoltà sono proprio dovute alla caratteristica del nostro territorio marchigiano, perché i corridori lo percorreranno tutto all'interno, quindi un saliscendi continuo, un po' la caratteristica delle nostre belle terre. E poi l'ultima salita, questa famosa salita di via Patuccia che i cittadini di Cucurano chiamano lo Zoncolan di Cucurano, che sicuramente è molto breve ma è molto ripido. Io l'ho fatta pochi minuti fa con la macchina, vi garantisco che veramente fa paura, farà in modo che si eviti una volata di gruppo, ma magari un gruppetto di corridori che si stacchi, perché inesorabilmente il gruppo si allungherà proprio per le dimensioni della ristrettezza della strada e la difficoltà della salita. E come sempre il Giro d'Italia è anche animazione e tanto altro. Già dalla mattina infatti è stato allestito il villaggio che si trova al Pincio, tante anche le animazioni curate direttamente dalla città di Fano, che ha messo in mostra le sue particolarità. È stato il Pincio il cuore del villaggio rosa, che si è trasformato in Giroland per l'accoglienza di atleti, sponsor, ma anche fulcro di tante attività. Non solamente colore, ma anche storia, cultura e tradizione per i tanti eventi che sono stati presentati. Alle 14 sono stati simboli della cultura cittadina a sfilare, come il corteo mascherato del Carnevale di Fano, capitanato dalla musica rabita, ma anche il gruppo storico della Pandolfaccia, composto da armati, musici e sbandieratori. Tanta musica e colore, grazie anche a Pink Eventi, con uno spettacolo che ha portato un messaggio di pace e bellezza. Poi l'arrivo del Giro E, ovvero dei ciclisti con biciclette da corsa a pedalata assistita, che ha fatto vivere la Corsa Rosa a tutti gli amanti delle due ruote e affrontare il percorso riservato ai campioni. A seguire l'arrivo della lunga carovana rosa che ha preceduto i ciclisti. Siete contenti che oggi appunto passerà proprio qui a Fano? Come no, certo, anche se ha creato un po' di disagio, ma insomma... Sarà una bella vetrina per la città. Secondo me sì, anche a livello internazionale soprattutto. Signore, si è messo la camicia rosa per il giro per oggi? Sì, bel rosa. Pronto per vederlo? Aspetto già. Sì. È la prima volta che lo vede dal vivo? No, sempre, anche 8 anni fa quando ero venuti qui sempre a Fano, li ho visti, tranquillo. Mi piace tutto l'entourage, tutto il lavoro che c'è dietro, diciamo, no? C'è un bel lavoro, dai. È una bella esperienza per la città di Fano, porta un po' di turismo e la fa conoscere all'interno, diciamo, anche fuori dalla regione. Per Fano è una bella cosa. Da amante della bicicletta oggi non poteva mancare. No, non si può mancare una giornata così, c'è proprio da gustarla e fin da queste ore c'è tanto movimento, tanta bici e quindi poi vedremo anche le imprese di giornata. Poi lei ha un rapporto particolare con la bicicletta. Sì, 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 mi piace andare in bicicletta, poi questo ambiente favorisce
un percorso di questo genere e quindi sono contento. Mi permette di muovermi, anche di conoscere anche gli angoli della città, quindi bene, è una bella giornata e auguro a tutti di viverla con gioia in questo clima di festa per tutti quanti noi. Grazie.